sito della Fondazione di Roma contiene un altro tratto distintivo o pilastro dell'identità storico-culturale degli antichi romani, la devozione religiosa, la pietas. Nel mito essa è incarnata da Rea Silvia, la madre dei gemelli. I progenitori dei romani, Romolo e Remo, sono figli di una vestale, la sacerdotessa della dea Vesta, a cui spettava il compito di mantenere sempre acceso il fuoco all'interno del tempio dedicato alla dea. Non è un caso quindi se il popolo romano rivendicava sé il primato nella devozione religiosa, come si legge in un passo di un discorso di Cicerone sul responso degli aruspici. Non siamo superiori nel numero agli ispanici, né per la forza fisica ai galli, né per l'astuzia ai cartaginesi, né per le arti ai greci, ma certamente siamo superiori a tutti i popoli e alle nazioni nella devozione, pietate, e nel sentimento religioso, religione, e perché sappiamo che tutte le cose sono governate e rette dalla volontà divina. Non c'è da stupirsi che questo primato potesse essere considerato il motivo principale del successo di Roma. Mi sono anche convinto, dichiara sempre Cicerone, che Romolo, con l'istituzione degli auspici e Numa, con quella dei sacrifici, abbiano gettato le fondamenta della nostra città, la quale mai avrebbe potuto raggiungere una tale grandezza se non ci fossimo sommamente impegnati nel guadagnarci la benevolenza degli dèi. A differenza di quanto accade oggi, l'esperienza religiosa e il rapporto con il divino nella cultura romana non sono fenomeni individuali, ma pubblici, e interessano l'intera civitas, tutta la comunità dei cives, dei cittadini. Nessuna impresa può avere successo senza il sostegno degli dèi. Tra gli uomini e gli dèi deve esserci un rapporto di armonia totale, una condizione che i romani definivano con l'espressione Pax Deorum, la pace con gli dèi. L'armonia è il frutto di un accordo, una sorta di contratto che impone obblighi precisi a ciascuna delle parti in causa. Gli dèi garantiscono la loro benevolenza se gli uomini compiono riti in loro onore e se tengono conto e interpretano correttamente i segni che essi inviano. Nessun affare di una certa importanza, neppure in privato, scrive sempre Cicerone, si intraprende senza aver prima preso gli auspici, cioè senza aver prima consultato la volontà degli dèi e averne interpretato i segni nel volo degli uccelli o nelle viscere degli animali. Nella cultura romana non c'è distinzione tra la sfera religiosa e quella politica, anzi, come scrive lo studioso Gianluca De Sanctis, a Roma il religioso, cioè la sfera religiosa, il culto degli dèi, è in certo modo consustanziale al politico. La religione non è un fatto spirituale di fede, ma un fenomeno politico e civico.